consapevolezza, ho pensato di capire che non è quello che mi va. E abbiamo dovuto iniziare con il video di Baricco, in cui sostanzialmente viene descritto un sentimento, un fenomeno che diciamo di che abbiamo vissuto. Io ricordo un monocameralismo e abolire il Senato, l'idea di immaginare una riforma complessiva del mercato del lavoro, l'idea di e siamo riusciti finalmente a mettere in cantiere un percorso di cambiamento. No, il Papa no, pure lei. Che c'è un'iniziativa delle opposizioni, in particolar modo del 5 Stelle, di gettare fango sul Partito Democratico. Noi respingiamo questa loro iniziativa, crediamo che il Paese non abbia bisogno di questa gazzarra indegna a cui 5 Stelle stanno sottoponendo il Parlamento e la politica italiana. Rispondiamo con i fatti del nostro lavoro, i fatti che stanno producendo il cambiamento nel Paese, i fatti che stanno facendo avanzare le riforme. No, Sicilia, questa manifestazione per costruire pagine di buona politica, credo che sia questo lo spirito di questa manifestazione, che è una manifestazione che avvicina tante persone alla politica, al Partito Democratico, a ragionare insieme sul futuro di questa regione, a raccordare sempre di più il lavoro che in sede locale viene fatto con quello che sta facendo il governo nazionale, per un lavoro improntato a una collaborazione, una cooperazione per il bene di questa regione. Dopodiché gli appuntamenti dei prossimi anni le affronteremo uno per volta. Ma c'è un'autonomia che deve essere giocata a livello territoriale, c'è una responsabilità che deve essere assunta. Noi ci siamo e diciamo chi rappresenta il Partito Democratico in linea con il governo nazionale e con gli indirizzi della politica nazionale del partito, se assume fino in fondo la responsabilità di governare una regione, di farlo con capacità, con efficacia, di cercare di costruire, di immaginare obiettivi e di costruire percorsi concreti per raggiungerci, non abbiamo bisogno di parole, di chiacchiere, non abbiamo bisogno di una politica che continua a litigare, abbiamo bisogno di una politica che fa.